Capita spesso di stabilire accordi verbali per l'affitto di un appartamento, evitando così di mettere per iscritto i lunghi termini dell'intesa. Tuttavia, questo comportamento solleva una serie di dubbi sulle implicazioni legali e fiscali. Quali sono le conseguenze di un contratto di locazione verbale, cioè in nero? Dovete sapere che un contratto di locazione verbale è nullo, pertanto non produce gli effetti tipicamente previsti dalla legge per un contratto standard. Questo significa che né il proprietario dell'immobile, cioè il locatore, né chi vi abita, cioè l'inquilino, possono far valere dinanzi al giudice i propri diritti e tutte le normali obbligazioni che di norma discendono da un contratto di locazione regolarmente stipulato per iscritto e registrato. Per esempio, in assenza di un contratto scritto, non c'è l'obbligo di rispettare la durata minima del contratto di locazione stabilita dalla legge. Allo stesso modo, non vi è alcun obbligo legale di corrispondere i canoni di affitto che sono stati eventualmente concordati verbalmente tra le parti. Questa situazione porta a un quadro di incertezza sia per il locatore che per l'inquilino, con conseguenze potenzialmente problematiche per entrambi. È quindi fondamentale comprendere che per garantire la sicurezza e la chiarezza delle transazioni immobiliari è sempre consigliabile formalizzare ogni accordo attraverso un contratto scritto che definisca chiaramente i diritti e doveri di ciascuna parte. Ed in questo video vedremo quali sono le conseguenze di un affitto verbale per l'inquilino e per il proprietario di casa, e nel farlo dovremo distinguere due diverse ipotesi: quella in cui non vi è alcun contratto scritto e quella in cui vi è un contratto scritto, ma questo indica un canone inferiore rispetto a quello concordato poi verbalmente. Ma procediamo con ordine. Tutto ciò che voi dovete fare è mettere il vostro like al video e iscrivervi al canale. A voi non vi costa nulla, ma serve per mantenere in vita questa informazione. È la legge. Come vi ho anticipato, non si può concordare un affitto in forma verbale. Il contratto di locazione deve essere necessariamente, ed a pena di nullità, scritto ed anche registrato entro 30 giorni. Se non c'è un contratto di locazione, le parti non possono rivolgersi al giudice per far valere i propri diritti. Le conseguenze pratiche sono svariate. Innanzitutto, il locatore può mandare via l'inquilino quando vuole. Tuttavia, non potrà esercitare nei suoi confronti la tradizionale azione di sfratto, che, come sapete, consiste in una procedura accelerata, perché questa procedura richiede un contratto necessariamente scritto. Dovrà invece avviare una causa ordinaria, si chiama occupazione senza titolo, che richiede tempi e costi molto maggiori. Allo stesso modo, però, il locatore non può pretendere il pagamento del canone pattuito e pertanto, in caso di morosità, non potrà agire contro l'affittuario e chiedere nei suoi confronti un decreto ingiuntivo al giudice. Questo però non significa che l'inquilino possa rimanere a sbafo nell'appartamento. Questi potrà essere mandato via e condannato a pagare un'indennità per l'uso dell'immobile, che è pari al valore determinato dal giudice a titolo di ristoro, che è un ristoro sicuramente inferiore ai normali canoni di locazione di mercato. Il locatore poi naturalmente rischia un accertamento fiscale per non aver dichiarato i canoni di locazione. Subirà quindi una sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle imposte sugli utili percepiti. Inoltre, sempre se il contratto di locazione è verbale e quindi nullo, l'inquilino ha diritto alla restituzione di tutte le mensilità che nel frattempo ha pagato indebitamente. Questo principio è stato sottolineato più volte dalla giurisprudenza e anche dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite. Cosa rischia invece l'inquilino se non ha firmato un contratto di affitto? Sotto un profilo fiscale, l'inquilino è corresponsabile insieme al locatore dell'omesso versamento dell'imposta di registro dovuta all'atto della registrazione del contratto di locazione. Questo significa che l'Agenzia delle Entrate, che si accorga chiaramente dell'affitto in nero, potrà chiedere il relativo pagamento sia al locatore che al conduttore, e in caso di omesso versamento dell'imposta richiesta dalle entrate con il classico avviso di accertamento, entrambe le parti riceveranno la consueta cartella esattoriale. Invece la responsabilità fiscale per l'omessa dichiarazione dei canoni di locazione, come vi dicevo, resta solo in capo al padrone di casa. Dunque, come abbiamo visto, l'inquilino non può far valere la durata minima della locazione prevista dalla legge, che come sapete è 4 più 4 anni nei contratti a canone libero e 3 più 2 nei contratti di locazione a canone concordato. Quindi il locatore può esigere la liberazione dell'immobile quando vuole. Esiste però un'eccezione, e questa ricorre nel caso in cui l'inquilino
sia rimasto completamente all'oscuro della mancata registrazione della locazione. Quando infatti l'irregolarità del contratto scritto dipende solo dalla volontà del locatore, che, come sapete, deve registrare il contratto entro 30 giorni e poi peraltro dovrebbe darne comunicazione all'inquilino entro i successivi 60 giorni, i diritti dell'inquilino, ripeto, quando è il locatore di sua spontanea volontà a non registrare il contratto per fare il furbo, i diritti dell'inquilino sono fatti saldi. Ma è sempre l'inquilino che deve dimostrare che non era consapevole della condotta fraudolenta del locatore, cosa piuttosto difficile da provare. Inoltre l'inquilino non potrà chiedere il rimborso per le spese effettuate sull'immobile se era d'accordo col locatore per la mancata registrazione. Diversa invece è la situazione di un contratto di locazione scritto, ma che indica un canone inferiore rispetto a quello concordato verbalmente. In questo caso l'inquilino può chiedere la restituzione delle maggiorazioni versate rispetto a quanto è stato dichiarato al fisco al momento della registrazione del contratto, cioè rispetto a quanto è indicato nel contratto stesso. Dunque l'inquilino può agire contro il locatore per farsi rimborsare gli extra canoni seppure li abbia spontaneamente versati e sia stato in un certo senso compartecipe dell'accordo fraudolento. C'è un termine massimo però per ottenere queste somme. La legge infatti stabilisce che l'inquilino può pretendere la restituzione dei canoni versati entro 6 mesi da quando ha lasciato libero l'appartamento. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.